si sono aperti sotto l'attenta direzione dei segretari del Partito Fascista, Fratelli Bianchi, i Littoriali della Cultura Fascista. Madrina d'eccezione, la contessa Petronilla Ferragni Fedez Corbelloni di Amatrice. La gioventù italica, forgiata con volontà d'acciaio, dalla fede nell'ideale e dal pensiero dei Fratelli Bianchi, si cimenterà nelle varie discipline dell'arte e della cultura fascista, dalle bolle di sapone ai tatuaggi maori, al bodybuilding, ai salti e ai balli di discoteca. Ma la disciplina più pericolosa e ardita, che esprime il grande coraggio e audacia della gioventù italica, non è il salto nel cerchio di fuoco, ma la terribile danza della morte, che consiste nel pestare ritmicamente la terra per giorni e giorni e notti, senza mai fermarsi, senza mangiare o bere. Il fine è quello di raggiungere il rincoglionimento e la decerebrazione totale. Fuoco di vesta che fuor del tempio irrompe, con ali e fiamme la giovinezza va.